Blade Carlos, Franciscos, detto pure Er Pepita. Facile! Facile! Bravissimo! Aspetta un altro! Tripla! Oddio! Ma che cos'era? Ma un film dell'orrore! Ricordate una cosa, non perdete il gulag all'inizio e chi perde di voi due questa sera purtroppo è fuori dalla competizione. Che vinca il migliore. Giuneremo in ranked, ragazzi, eh? No, scherzo. Così per altri punti. Esatto, no, sta buono, ma che se inserà anche la notte non si sale, ma è sempre negativo, porco dei due. Si sposta subito all'attacco. L'UAV, tante persone per Kibbe, se potrebbero essere belle kill. A terra subito sul tetto, Bibbo. Lasciate il commento tecnico per questa azione. Eccolo qua. La prima kill se lo porta a casa così. Tre colpi con la nuova arma che è in meta in questo di Cronen. Guarda lì quanto grida. La seconda. 3-0 subito, poi, potrebbe essere penetrata. Vediamo qua, ricarica. È un polletto. La stilano forse. No, l'ha presa. 4-0. Parte subito forte Kibbes. L'avevamo detto che avrebbe potuto avere anche questo start infuocato qui. Infatti Hydro dall'altra parte invece rallenta molto Blade e è costretto adesso a pushare con l'UAV. Ricordiamo, il cambiamento dell'UAV è stato fondamentale in questa season e gli permette ai giocatori di tirarlo, perché diciamo di far vedere soltanto a lui. E Kibbes prende un'altra. 5-0. Kibbes parte fortissimo. Vuole portare fortissimo a casa la win. Blade nel frattempo sta per pushare un full team. Va a spostare la mano su Ronnie. Kibbes ne prende 5. Ronnie va sull'impushabile. Cemento Armando. Ne ha tre sotto. Questo è Blade, però... scusami Ronnie, non so perché ho detto Ronnie, mi sto già mangiando la partita di dopo. sotto lui, non lo vede. Oddio, rischia tantissimo Bladeone nazionale, Blade. Lo butta giù, detto anche Ronnie perché il secondo nome lo chiamano così. Vediamo, eccolo un altro Bladeone. Nel frattempo lui ha rimesso il termico che è bannato sulle ranked e Blade, esatto, porta a casa il terzo. E lo usa anche qua, infatti subito due kill di vantaggio. È un attimo che un altro team va giù e Blade potrebbe recuperare subito con facilità. Blade Carlos, Franciscos, detto pure Er Pepita. Vediamo ancora chi Bezzone, bravissimo a partire subito forte questo giro. Molto 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 più confident rispetto a quella prima. E lo vede subito, un'altra kill. Bravissimo Kibbes, va a ricaricare il Cronen con 50 colpi. Con la granata poteva già confermarlo. Forse però vuole aspettare, vuole sentire se c'è qualcuno, si butta adesso, può rischiare, vuole prendergli da dietro, sente il rest, scende adesso, forse potrebbe prendere la doppia, lo vede, aspetta, pazienta, apre, cosa sta facendo, non so, non vede il terzo, oddio, ne fa uno, lo vede da sopra, si va a placcare adesso, devi sperare che non c'è un self rest, rientra, lo va quasi a confermare, devi ricaricare, 8 colpi in canna, ancora soltanto per lui. Intanto prendo una kill, 6 sono, 3 kill di differenza. Rischia molto Kibbes. Ha rischiato tantissimo. Mamma mia che rischio. Nel voler attendere il confronto della kill, oddio, grappolo in testa, via. Per voler confermare per forza gli in due. Stanno pushando Blade. Silenzio di tromba per Blade. Avanza piano. Blade giù! Blade giù, la serata in un che non si dica. Come cazzo si dice? Confermato anche. Deve vincere Gulag, altrimenti perde il primo match e si porta sull'1-0. La granata di Blade facilmente. Facilmente esce da questo Gulag. Occhio. Bravo però. Quanto fa male questo Cronen. Lo butta giù. Potrebbero essere altre due kill e si porta così a 4 kill di vantaggio. Vediamo con la stun. Lo vuole pushare. Non lo hita. Lo pusha uguale. Forse c'è un altro team. Si deve placcare. Facile. Bravissimo. E aspetta un altro. Tripla! Kibbes! Bella questa tripla, bella! Boom! 3 Eccoli kill! Lì. 5 kill di vantaggio! Dei tronchi incredibili! Ma qui lo chiamano il segaiolo! E non perché si masturba, ma perché li ha tritati! Vedi, si sposta. Non ha il gulag, in svantaggio di 5 kill. Deve recuperare assolutamente. Deve portare questa partita nel suo dominio. Nella sua confronto. È andato sotto di kill. E il giocare così safe, non so se l'ha premiato oppure no. No, e qua ne prende altre due di bombardamento. Kibbes comincia a portarsi di tante kill di vantaggio. 7 le kill di vantaggio per Kibbes. Tanti gli spitti cash per lui. Va a prendere un altro UAV e si deve spostare. Si deve spostare perché non glielo deve dare a Blade. Se stanno troppo vicini, l'UAV ping anche per Blade. Lui quindi si deve allontanare col ballone. Infatti, forse è proprio questo quello che va a fare. Blade lo segue. Lo deve seguire per forza. Se ne va via, però, Kibbes. Un fulmine, scappa subito da Blade che lo rincorre e va in quel di Almasra. Gioco edge, quindi ne vede uno, si abbassa, questo Cronen potrebbe fare male, sono due, si abbassa un attimo, forse i due ragazzi lo vedono, voglio andare in open, scende adesso Kibbes, potrebbero essere due kill facilissime per lui, bro, due kill facilissime, intanto una, ecco la seconda, e intanto sono due e va la conferma qui, mamma mia. Ma Kibbes è on fire, boom. Va leggiù, 13 kill a 4. Lo sta schiacciando Bibbo. Blade, mamma mia. Questa è trovata anche un altro UAV. Blade ne vede un altro sotto. Blade,
unisce con il Cronen a colpo singolo, mentre dall'altra parte un Cronen in automatico. Tra i due è diverso anche lo stile di gameplay e anche il loadout delle armi. Leggera smirata per Bleidone. Sono due, ok, Bleidone sono due. Bombardamento adesso è importante. Bombardamento di vicino, cambia subito lato. Cecchino lama, te l'avevo detto che c'era il cecco, te l'avevo detto Bibro. Devi ricaricare, lo vede fuori. D'altra parte mi sposto un attimo un muro su Kibbezzone e prende le Black, sta appellando, si risposta, ma ritorna un attimo su Blade perché ha una situazione molto di stallo. Devi ricaricare, 14 colpi in canna, non lo fa la safe che lo rincorre. Oh, davanti Blade, oh. Potrebbe essere la fine. Si va a placcare adesso, smoka, importantissima. Hanno pushato. Blade giù! Oddio! Blade giù! 1-0! 1-0 per Kibbez! Chi l'avrebbe mai detto? Blade ha già la minaccia al 2, è appena lendato e aveva la minaccia al 2. Sono crashato, mi fa crashare Discord, cazzo, bro. Discord balordo, vediamo ancora Bleidone, cerca di prendere kill importanti, deve farlo. 47 ancora, il team è rimasto in vita, 120 player, 0 kill per il Bleidone nazionale. Si sposta un attimo adesso, deve fare qualche kill, ce l'ha qui sotto, la vede adesso e parte subito a sparare. Cerca di farla, la butta giù adesso, lo va a confermare, una kill facile per lui, Bleidone nazionale. Concentratissimo. Avanza, tipo rumori doppi, sente, è possibile? Non è perché c'ho pure l'altro audio dall'altra parte. L'audio attivo da tutte e due le parti. Sì, esatto, infatti. Kibbez ne butta giù uno, 1-1, intanto adesso cerca di confermare adesso. Deve stare molto attento a destra, prendere la kill. Una kill di vantaggio, è concentratissimo. Guarda la minimappa, lo schermo che praticamente sembra che sta all'interno di un di Gesù. Lo sta. Come fa a giocare così con tutta sta luce? Aspetta. Anche lui la conferma. Cioè lo butta giù ma non lo conferma. Deve avanzare. Va adesso. È letteralmente dentro. Non spiacciano una parola. Si restano. Sono due. Ne butta giù uno. Vuole per prendere l'altro. Ci va adesso. Non si può placare. Lo slide. Lo butta giù. Deve ricaricare. Bravissimo Kibbezzone. Va per la conferma. 4 e li butta giù. GG per lui. Non trova nessuno Bleidone. Questa è pure quella. Ecco li vede adesso però. Li vede adesso. Uno sniper che lo spara a Bleidone, eh. C'è uno sniper che lo mira. Lo prende. Oddio, c'è uno sotto. Oddio. Non c'è Black, deve entrare dentro. No. Mamma mia. Lo vede sopra facile. Perché Bleidone non la vita. Gliel'ha confermato probabilmente. Gli ha confermato il suo. Si abbassa piano piano, ecco. Ne prende una facilissima. 6 kill per lui. Ecco anche Kibbez. Ne prende un'altra ancora. Mamma 7 mia. Facile per lui. E bro. Anche Kibbez. E sbuffa, bro. Hai visto come ha sbuffato? Come di. Controlla le kill. 2 kill di vantaggio. 5 Blade, 7 Kibbez. Buono questo land di Kibbez, però. Pure qua, Vicino a. Molto vicino buono, al suo scioppettino. Una. Ne prende una, va per l'altra. Deve confermarlo. Lo conferma adesso. 6 kill, 6 a 7. Una kill di svantaggio per Bleidone, che deve recuperare. Molto concentrato Blade. Sembra che gli hanno messo una scopetta nelle chiappette. È tutto dritto, bello. È l'unico pad player che sta dritto quasi con la schiena. Non riesco a capire come fa. Si muove piano piano. Deve prendere la kill. La vede adesso. L'MP5 non fa molto danno dalla distanza. Midrange è meglio il Vaznev. Quindi è costretto a rientrare e a placcarsi. Deve prestare attenzione. Lo vede adesso. Esce fuori con il corner. Due bombe. Ne tira un'altra. Adesso vuole pushare. Cerca di confermare la kill. Va a confermare adesso. Lo lascia one hit praticamente. La prende. Deve pushare dietro. C'è uno ancora dentro casa. Lo vuole stanare. Bubusettede. Non c'è. Nell'angolino. Bubusettede. Eccolo qua. La prende facile. Addirittura, dammelo ragazzi, ci distanziamo. Kibbez nel frattempo ne nocca un altro e lo conferma. Conferma anche Blade 8 kill, ci spostiamo su Kibbezzone nazionale. Non molla un centimetro Blade, lo vede anche però Kibbezzone, rientra subito, riesce. Mamma mia, che stecche gli ha tirato, bro. Devi ricaricare, 25 colpi però sono ancora buoni per confermarne una. E la prende, forse va adesso, cerca di spammare a casaccio. A cazzo di cane, il doppio RS quindi può pushare. Doveva farlo adesso, senti i passi, li vede dietro, al muretto. E lo va a confermare con una facilità incredibile. 10-18. Blade dall'altra parte ne butta giù altri. E ci spostiamo velocemente su Blade. Boom. Bleidone pure, però ne vede uno. Mamma mia, gli ha saltato praticamente addosso a un grillo. Si deve mettere Black e Bleidone. 9 kill. 19. Una kill di svantaggio per Bleidone. Ne vede un altro. Deve però pushare avanti. Non ha smoke. È una situazione molto scomoda per lui. Si abbassa, usa il lighting, c'è perfezione. Cerca di prendere la kill. Ce ne sono due però. Ne vede uno. Ne vede un altro a destra. Lo mira da dietro. C'è un altro. Mamma mia. Non ha smoke. Kibbez nel frattempo ne nocca un altro anche Kibbez. Mi sposto anche su Kibbez. Porca troia, quante kill stanno a fare. Vaffanculo proprio sta partita. Mi sente un botto. Kibbezzone c'ha preso praticamente quelle che fanno tip tap sopra il tetto. Piano. Questo c'era sotto a sto punto. Sono messo sotto nella stanza, qui. Nella stanza sotto di lui. Merda. Dice dove siete, bastardi. Dove ti nascondi in merda. Ha detto questo, ragazzi. Non replicate a casa. Mi raccomando. Blade nel frattempo sta aspettando due kill. Probabilmente gli arriveranno. E mira la destra, Kibbez rischia. Oh! Kibbez l'ha serato male! Kibbez l'ha serato malissimo, bro! Aspetta. Oddio! Oddio, bella questa kill! Quasi al limite dell'impossibile!
Ma ne vedo un'altra, bella pure questa, che bezzone. E ne vedo bellissima. Un'altra. Mamma mia, quanto sta menando con questo Cronen. Ma nel frattempo anche Blade. Blade pure sta. Se ne ha portati due a casa. C'è l'altro che mi sposto. Momento. 13 per Kibitz, 12 per Blade. 13 pari, adesso si accorge che adesso non ci sono. Si accorge che se adesso ne è ora, se ne è accorto ora, ragazzi. Pensa quanto stanno concentrati, Bibro. Quanto stanno concentrati. Molto bello questo Cronen raffica, eh. Veramente dico, non se ne è ancora accorto. Blade nel frattempo ne nocca un altro. C'è uno dietro, si abbassa. Kibitz un altro. Deve passare a sinistra, c'è un altro team davanti, Kibitzone. Potrebbero essere kill comode. Poi ci spostiamo su Blade. Forse quelli sopra. Forse quelli sopra sì, meglio. Deve bushare questi. Devi dire anche fuori safe, bro. Ah, no! Cecchina, no, questa è brutta. Cicchino. Questa è brutta. Questa è brutta, Cecchina. Questa è brutta. Lo vedo davanti a lui, oh. Oddio. Oddio. Mamma mia. Mamma mia, Madonna, bellissime. Ma stanno tritando le lobby. 16 chi bezzone Blade. A quanto sta? Quanto sta Blade? Spostiamoci Blade un attimo su Blade. È a 13. Blade è 13 quindi... kill. 3 kill di vantaggio per Kibitz. Blade a rincorrere. 53 persone rimaste in vita. Mentre del team. Deve accelerare. Deve accelerare. Rischia il 2-0 Blade, bro. Rischia il 2-0. Non è agitato, sa che possono arrivare le kill. Adesso dipende tutto da come gira la safe. Diciamoci la verità. Ecco, lo butta giù. Lo vede adesso, cecchino a sinistra, si abbassa. Quanto ce n'ha Blade? Quanto ce n'ha Blade? 14, 2 kill di vantaggio. Blade 14, 2 kill di vantaggio per Kibitz. 45 ancora player rimasti in vita, 19 team, tantissimi. Oddio, viene visto. Kibitz ne butta giù quasi un altro, Kibitz fa un fight. 18 kill per Kibitz. Mi sente uno a destra. Si gira, dietro di lui. Ne fa uno. Bravissimo Kibitz. Conferma. Ne deve fare un altro sopra di lui. Non riprende. Bravo. Ce n'è l'altro dietro. Blade a 15, 5 kill di svantaggio. Blade rischia di andare giù. Mamma mia. Blade, oddio, ce n'è uno davanti, bro. Cazzo. Dio mio, bro. Gulag è chiuso, Gulag è chiuso, Gulag è chiuso. Volavo la spacca. Adesso. Bro. Mirati da ovunque, è difficile, bro. Mirati da ovunque. Decide di scendere, Blade. Si deve staccare, se no gli ruba la kill. Infatti, Kibitz lo segue intelligentemente. E lo fa, bravissimo, lo butta giù, 17 kill, poche kill di vantaggio. Devono stare attenti, devono stare attenti perché il Gulag adesso non c'è più per nessuno. Lo vede, questa deve essere importante, le kill. La prende? Riesce a confermarla? La devi confermare, bro. No? Non ci credo, non ce la fa. Questo si gioca la buca tutta la partita adesso. Non ci credo, eccolo. L'ha smirata all'ultimo di Blade. No! Ah, questa era importante, le kill. Di Ronin di merda. Questa potrebbe essere quella kill che però gli costa tutto, eh. Kibitz non sta a fa più kill però, bro. Le deve fa, Kibitz forse rischia tantissimo. Kibitz rischia tantissimo. Oddio. Mamma mia, il tempra Kibitz e la glaccia. Aspetta un attimo. Anche Blade, senza placche. Anche Blade. Blade pure messo male. Pure Blade non ha più placche. Non ha proprio più placche. Non c'ha più placche. Potrebbe essere il 2-0 questo, raga. Potrebbe essere il 2-0. Kibitz sente gente forse sopra. Non si sente una mazza su questo gioco. Dove era Blade? 3 kill di svantaggio, bro. 3 kill di svantaggio. Blade deve fare il miracolo qua senza nulla. Non ha nulla, Bladeone, bro. Basta una serata, qualcosa. Adesso mi dite che gliela sto tirando, ma è la verità dei fatti, raga. Non c'ha niente. Oddio, la doppia. Forse la doppia di Kibitz. La sto vedendo. No, non riesce a confermarla. Mi sposto un attimo. Bombardamento su di lui. È one shot. Con solo una piastra. No. È un matto. Sì, 2-0. Let's go. Le ha prese 22. Le ha prese, ma ha detto 2-0 lui. Ha detto 2-0, ma non sa se 2-0, ma non è detto. Non si è accorto che Blade non è morto. Blade non è morto, è impazzito. È impazzito, se l'ha autogufa, vediamo. Se l'ha autogufata, Pippo. Oddio, se l'ha autogufata, abbiamo visto anche la reaction in live. Sono 5 kill per Blade. 11 in vita. Deve uccidere metà lobby in pratica. Oh cazzo, bro. Oddio. Vediamo Blade. Se ce li porta a casa. Quanto era casato però. Aspetta, Blade. Sì, 2-0. Sì, 2-0. Sì, il ciuffo si muoveva tutto, ha creato un turbine. Brutto UAV avanzato, brutto. Ma bello qua lui, però. È bello Blade. Oddio no. Oddio. Il cecchino, Blade. Il cecchino. Dico. No! Giù, via, vattene. Oddio mio. No, oddio. Non ha preso le kill, bro. Sono quelle 3 kill che gli servono per pareggiare, magari. Visto. No! No! Ma c'era il cecchino che lo dava, bro, senza placche non poteva fare nulla. Nico, ti ho gufato fino alla fine. Porca troia. Kibitz la doppia. Kibitz doppia subito così. Parte forte, bro, parte forte. Oggi non è nemmeno un diesel, oggi è una cazzo di turbo benzina. Ne vedo un altro, però pure Blade fa male. Blade cambia subito la pistola velocissimo.
Bravissimo questo cambio di pistola subito. Masuki, Masuki, 2-1 subito. Si parte forte. Addino per Keybase. Noi non lo vediamo, purtroppo è un bug visivo, ma lui lo vede forte e chiaro. E lo vede. Blade, Blade. Guarda questo Cronen non buildato, quanto si alza rispetto a quello buildato. Mamma mia, mamma mia. È totalmente un'altra tutta arma. Un'altra arma, tutta un'altra arma, sì. 2-2. Oddio, lo vedono. Vabbè, però che sassate tira al Cronen, bro. Che sassate tira al Cronen. Perché gli è rimasto solo una placca? Spara, Keybase spara, tre che volano. Tre che volano, in testa Blade! In testa Blade! Eccoli, Keybase giù! Keybase giù! Non è il CFS, quindi deve andare al Gulag. Qua è il momento di Blade. Blade, è il tuo momento. Blade giù. Morti insieme di nuovo, Dario. Morti insieme di nuovo. Easy kill per Keybase. Easy anche per Blade. Easy anche per Blade, che va a prendersi questa kill incredibile. E la prende, la porta a casa. Bravissimo Blade. Peccato per la gufala di Pibbo che l'ha portato a perdere. E quindi siamo di nuovo qui, testa a testa, 5-4. Una kill di vantaggio per Blade. Keybase deve rincorrere, entrambi senza il gulag. Cazzarola. La gufata era sua comunque, No, no. No, no, te hai detto Blade è il tuo momento e Blade è morto. Nel frattempo. Oddio. Madonna, un HP. Come ha fatto? Come ha fatto? È matto, bro. È matto! È matto Keybase senza nulla! E poi si è pazzo! È fuori di testa completamente, bro! Bello invece qua no. Blade, però! Bello qua Blade, però! Fino a due! Gli sparano già! L'hanno visto? L'hanno visto atterrare! Oddio, c'è un altro Keybase dietro! Un polletto! Un polletto! Lo butta giù! Ma c'è un altro, bro. No, no, devi andare impushabile, bro. Non rischia, Bledo. Non rischia, Bledo. Mamma mia, Bibbo. Non so che ci possiamo aspettare, bro. Questi sono bravi. Questi sono bravi. Quello guarda come pick. Un'altra volta craccato. Non riesce. Cronen è rischiosissimo. Se ne va. Via del tutto zona. Bravo, bravo. Buona qua la gestione. Lascia perderli. Faccia una Keybase. Infatti, cambia. Ha fatto bene andarsene via, perché qua è una zona tosta. Sì. Blade... doveva per forza chi va a fare. Ma mo c'è Keybase però in mezzo al marasma, Al marasma totale qua. Cioè, va dove stava lui, Ma però questo Cronen automatico appoggiato, che danno. Ci prova col coltellino, non ha una nade al coltellino. Questo Cronen è molto più forte dell'ISO, secondo me. In mid range, almeno. Lo pushalo. C'è un altro dietro, bro. C'è un altro team. Bravo, Keybase. Oddio. Madonna mia. Vedi, prende la kill e se ne va. E prende la kill e scappa, perché non rischia troppo. Cronen però fa male. No, lo vedo. Non può confermare. Situazione sta ricapute per lui. Bello sto deve chi va a pare, secondo me. Deve chi va a pare, sì, anche deve lui. Andare via pure lui. Bledone sta. Prende il balloon. Deve fare kill. Chi va, infatti. Oddio, bro. Questo però lo prende. Macchina si è fermata dietro Blade, Non se l'è accorto forse. Un macchino dietro lui. No, vuole pushare qua, rischia. Paura. Rischia, non l'ha vista a destra, bro. Sono tanti, non l'ha vista a destra. C'è un altro. Lo vede? Il Blade nazionale! E ritorna in vantaggio, 8-7. Keybase! Keybase, uno di vita, bro! Uno di vita, Keybase! Miracolato un'altra volta, Keybase, bro! Mamma mia! Uno di vita, bro! Non aveva nemmeno la barra della vita! Non ce l'aveva, Pippo! E Blade ne prende un'altra qua! 9-2 kill di vantaggio per Blade, Keybase! Miracolato qui, miracolato! Bravissimo! What the fuck? 9 kill a 7, è ufficiale! E adesso è Keybase che deve rincorrere! Esatto, non è... A questo giro, questa partita non è... Blade il miracolato, ma è Keybase il miracolato in questo game. Mamma mia, bravo Blade a mantenere la calma e prendere queste kill importanti per andare sopra di due. Keybase ancora qua, bro. Keybase ancora qua, non si è mosso. Keybase. Ma ancora un'altra volta uno di vita. Pianettato e va giù. Non riusciva più di così. Si è salvato troppe volte. 2-1. Lo puoi dire forte. Subito Keybase lo conferma. 1-0 per Keybase. Ancora si parte subito forte. Sempre buono start di Keybase. E prende sempre quelle kill di distacco nei confronti di Blade. Blade ancora a recuperare. Cercando di giocare un po' più safe esterno. Entrando adesso. In realtà ha giocato esterno per il semplice fatto che dove si voleva lendare c'era 18.000 persone. Oddio, Keybase. Ha fatto bene. Quasi vicino a due knock. C'è chi a sinistra per Keybase. Non l'ha visto. E infatti. Non l'ha visto. Non ci credo, bro. Guarda la vita di Keybase. Il cecchino non l'ha preso in testa alla perfezione. Anzi, o meglio, il cecchino non aveva colpi esplosivi. L'ha preso in testa, ma non avendo i colpi esplosivi non l'ha shottato. Se quel cecchino avesse avuto colpi esplosivi, ragazzi, Keybase stava nel mondo del golno, dei sogni e del gulag. Lo vedi subito, eccolo. Facile per noi. Facilissimo, bella questa kill di Blade. 1-1.
Staggono scale forse. Vedi, ce n'è uno solo qua. Bravo Kibbez dall'altra parte, ne butta giù due. Oddio, ne uno di vita pure qua. Forse lo pushano. Ho rischiato. Ma doveva farlo. Doveva prendere questi due kill, bro. Nade letteralmente incollato a Black Star e lo porta direttamente al Black Gulag. Ragazzi, se facciamo la cosa due giri anche vado a finire pronto. Blade, bravissimo, 3 a 3 signori. Qua è tosta però, Kibbez si sposta, va in una zona dove Jesus ha fatto una marea di kill l'ultima volta che l'abbiamo visto qui, ovvero Rohan Oil. Ne vedo uno dietro. Lo cracca, forse c'è un altro sotto, forse. Stanno bussando, sto bussando da Lili. Lo butta giù, sì, il lancio lì addosso. No, andalo via, mamma mia. Forse era per un rest, 4 a 3, una kill di vantaggio, facile questa kill per lui. Kill quasi regalata. Bene. Bella questa spragliata per Blade. Kibbez pusha però, Kibbez vuole chiudere quelli altri da dietro, Blade lo conferma. Blade c'è un altro davanti. Blade va a ricaricare. Super maschera per lui, shop, tutto qui disponibile. Kibbez per Kibbez, ci potrebbero essere tante persone lì sotto. Viene Kibbez. Lo pushano. Il timing. Lo pushano di nuovo. Bravo che aspetta un attimo. Bravo. Bravo qua lui però. Bravo qua lui ad aspettare il momento giusto, guardando destra e sinistra. Si è rimesso le placche e poi chiude l'avversario con una danza futuro. 5-4. Una kill di vantaggio per Kibbez. Eccolo qua, Blade, davanti a lui. Boom. Bella kill anche questa qua regalata. 1-1 per kill regalate. Una mina che prende l'avversario. Blade la va a chiudere. 5-5, situazione fatta. Kibbez sta basso. Deve smoccare. Smocca adesso, cecchino. Kibbez rimane con una vita. Kibbez anche là dietro. Kibbez, mamma mia. Metti tira un'altra smoke. Cioè, da dire che mamma se mia. Fossimo stati noi, saremmo morti 700 volte. Chiedo che tu concordi con me, sì. Giusto, Bibo? Concordia. Però non ha placche Kibbez, ragazzi, Non ha placche. Uno sputo e muore. Praticamente se gli scozzano su uno stinco, gli si spezza e va direttamente al gulag. Quasi conviene andare al gulag. E qua Blade però deve prendere queste kill. Qua Blade deve andare. E sta andando adesso, fa un flank a sinistra. Importantissimo, salendo questa roccetta, prendendo visione dei nemici, prendendo le loro teste, prendendo le loro anime. E le va a prendere adesso. E ne prende subito una. Ghost, bravo sei. No, si smoca. Bombata addosso. Eccolo qua il bombardamento. Bravo. Mica bravi, questa è team forte. Mamma mia. Ma sono bravi questi, danno via. Madonna mia, santissima. Vedi, rimane a fightare. Ehi, te ne mancia uno. Lo conferma. Cecchino dietro. Ok, perché adesso lo potrebbero. 6 a 5 per Blade. Per Blade, sì. Bravo, prende il codino e andare via. Bravo, prende via. Bravissimo. Questa skin è bellissima. Kibbez torna là. Kibbez si rivede che crossano. Anche Kibbez, bravo qua, però insiste, Non vuole mollarli questi. Bello questo high ground. Bravo. Bravo che prende la kill. Sono in due perché uno l'ha confermato Blade. Anzi no, in realtà no, non l'ha confermato. E infatti, subito che gli sparano deve sboccarsi. Non puoi rischiare di prendere questa kill. Devi richiamare, devi andare via. Bravo pure Kibbez andà via. Però dall'altra parte c'è un Cronen cattivissimo. Colpo singolo con olografico. Mamma mia, di nuovo. Grazie Mitko. Via. Blade allora, Angel, ti prego. Laghi? Lago, full. Non mi riesco a muovere. Ok, 6 a 5 per Blade. Raga, che è successo? Lagava. Ah, ok. C'hai il ping che ti si muoveva, per favore. Mi puoi mandare una clippone a Pippone, per favore. Madonna, quella grande. Vabbè, puoi far vedere adesso. Sì, sto a favore. Burst dadi. Madonna, quella grande. Talmente. È veramente una caccoletta il laghetto. Cioè, io qua vedo proprio. Antichietta che non so quanto avrebbe. Non so quanto avrebbe inciso. Sì, pensavo fosse di più. Non so quanto avrebbe inciso qua, Nel senso, non lo so. Praticamente inizia a laggare. Burst dati qua sopra, se lo vedete chat, ovviamente. Situazione forse un po' in svantaggio perché quelli erano bravi, giustamente come dice Bladeone. Purtroppo ci abbiamo avuto un precedente che era quello dell'altra volta. Quindi, cioè, Kibbez penso ha solo rispettato le regole. Ha laggato, anzi, si è pure placcato. L'avrebbe detto pure se fosse morto. Purtroppo, raga, poi succedeva come prima. Questi sono. I lag non ci potevano fare un cazzo, ragazzi. Sono cose così. La regola è che se laghi lo comunichi. Io qua mi viene da dire che Blade, secondo me, cioè tu Kibbez potevi scappare tranquillamente, ce la facevi, oppure ti ammazzavano mentre scappavi, perché comunque era un fight. E quindi io sto cioè la mia coscienza dice più su Blade, però giustamente è la regola, che è la regola, Bibbo, che se no dopo succede un casino. Se crea un precedente, esatto. Come è successo Vortex Andy, che è successo un casino e che, perché Vortex è morto, ha detto laggavo e Andy ha rosicato e poi è successo un casino. Quindi purtroppo non si può fare, le regole. Eccoli qua, andiamo subito a vedere il kill 1-1. Kibbez forse ne vende un'altra. Kibbez ne vende un'altro, va a confermare adesso. Facile anche per lui, 2-1. Ricordiamo la kill di Blade, la aggiungeremo al termine. Ovviamente al termine stanno 2-2 adesso, però. Che un cecchinato, uno di vita, entrambi! Sia Blade mamma con uno mia. Di vita, che Kibbez con uno di vita, contemporaneamente! Insieme. Oddio. Don Carlo però,
Andare subito via qua. Adesso con due piastre, quindi devono stare molto attenti. Molto attenti entrambi, anzi forse Blade con una piastra in meno addirittura. Ma ha laggato pure a me, riavvio, riavvio. No, scherzo, questo è il meme. No. E meme Gibbs un'altra volta, Gibbs. Mamma mia, ragazzi, però c'è da dire che la Madonna sta veramente ringraziando il cielo, Gibbs. Oh, bella Gibbs, però qua senza placchi riesce a farla un demon. Mamma mia, mamma mia. E rimane veramente incassato nei tubi, non sta capendo nuovo, un tubo. Di nuovo. Uno di vita anche, di nuovo. Anche un'altra volta. Lo vede Fabiero e giù Gibbs. Giù Gibbs. Non poteva salvarsi pure qua. Non poteva salvarsi pure qua. E lo accende come un fuoco d'artificio. Come un capodanno a Napoli. Come uno scudetto vinto a Napoli. Come Bimbo che tromba per la prima volta nella sua vita. Vediamo. Andiamo a seguire Gulag. Cucina Neida. È bravo Gibbs qua però, bella traccata di Gibbs. Bravissimo Gibbs qua. Una traccata in volo clamorosa. Clamorosa. Forse lo pusha. Mamma mia. E vediamo ancora qua Blade. Blade ancora qua. Eccolo qua Blade. Sono due, sono tanti. Blade. Ma Blade è più creativo. Blade ha fame. Blade ha fame. Ne mangia uno. Sta aspettando. Sente il rumore del resto. Potrebbe essere una finta. Blade arriva adesso. Blade cerca ancora di insistere. Forse insiste troppo. Smocca. Deve placcare. Oddio. Mamma mia, forse è rimasto troppo tempo a buttare giù quello, vero? Confermano qualcun altro. Tantissimo. C'è qualcun altro, bro. C'è qualcun altro qui. Gibbs intanto l'altra parte ha fatto 3 kill. Bravo Blade, bravo Blade. 76, c'è un altro. Sai che l'ha sentito sopra. Passa un attimo la visuale. Luta tutto il possibile, Bladeone. Azione macchina da Gibbs. Macchina da Gibbs. Gibbs sta andando via da qua. A seguirlo. Buono questi spitty cash. Gibbs ne vede uno. Gibbs lo conferma. Gibbs ne conferma due. Facile. Gibbs però rischia. Gibbs un altro team. Un altro team. Gibbs ne da uno. Intanto prende 3 kill. Però deve stare molto attento perché un team lo potrebbe pushare. 10 kill per lui. Sono belle. Gibbs rischia. Bravissimo, subito velocità da salire sul tetto. Ne vede uno sotto. Deve salire. Ce l'ha tutti sotto. Ne fa uno. C'è da dire che sta giocando benissimo. C'è da dire che non ha placche. E c'è da dire che non c'è chi non butta giù. Gibbs. Che ci saluta. 11-6. Blade adesso deve recuperare. Bravo però qua. Bravo però qua. Ha cercato di fare il possibile. Ha cercato di avere la meglio sugli avversari. Ma erano 3 team. Non poteva fare nulla. E qua Blade deve approfittarne. Blade deve approfittarne. E ne approfitta subito uno. E lo prende da dietro. E Blade. E Blade deve approfittarne. E ne prende un altro. Bladeone nazionale. La smoke non può passare. Beh, lo conferma. Ricordiamo che ha una kill in più, quindi sono 11-8. Blade deve fare 3 kill per pareggiare, 4 per vincere. Oddio, bello, bello. Che troia, porca, gli manca uno d'HP. Addietro. È un sudato. No. No, possono salire da là, bro. 11-9. Sì, è molto incastrato. Sta campera sotto. Sta campera sotto. È bravo quello che c'ha sotto, eh. Ma è un fendero loro! È un fendero loro, bro! Oddio! Ma io... Ma quello dove è uscito, bro? Dalla porta rossa di Cold War che c'era su Bardassus! 11-10, una kill per pareggiare, 2 per vincere! Fossi stato io ero già morto, Ma ero cacato, Ress, lo vede... Eccolo qua! Un ricoglionito! Oddio mio, al limite del ban! 11 pari, una kill per vincere! Per Blade, ancora il Gulag! Ho sputato tutto! Lo vede entrare in casetta, lo vede adesso, lo vede adesso, deve prenderla adesso, deve prendere adesso questa kill che gli permetterebbe di passare in vantaggio! No, sono sweetie pure questi! Bombata a cazzo le cane! Mamma mia, se sono sweetie! Ok, confermiamo 11-11, ma una kill vince, sì. Madonna mia, che ansia, ma i passi di questi? Non li sento dare i passi, te lo giuro. Tu non li senti? Io mi sono cagato sotto, bro. Tu non hai capito? Siamo saltati. Match point, signori, 2-2. Tempo Gibbs è avanti di una kill. Gibbz è avanti di una kill. Non voglio musica qui, voglio solo concentrazione. Ma che cazzo? Ah, bro, ma Nico è ressato, ma chi cazzo era? Robocop, bro. Nico, vedi, qua sta. Prende due, Nico. Lo conferma. E a sto giro è Nico per la prima volta che parte in vantaggio 3-1 su Gibbs. D'altra parte, Gibbs però. Gibbs però. Riconferma pure lui. Testa a testa, 3-3. C'è un altro dentro, Gibbs. Vediamo se riesce a fare qualcosa col Baspin. Una delle mie più brutte. La storia di sto gioco. Mamma mia, che arma bruttissima. Che arma schifosa. Solo Jack la può giocare. Solo Jack. Attenzione, Blade che pusha diretto un team. Blade adesso va cattivo, però. Adesso va cattivo, insisto. L'uomo divano viene massacrato.
sempre quello di prima. Il suo team è ancora vivo. Kibes si fa l'amico. Blade si fa l'altro. Ne manca soltanto uno di questo team che hanno rescato il compagno. Ma stanno combattendo una lotta persa, perché sia Kibes che Blade sono infuocati come un forno a legna che fornisce pizze a tutti quanti. E in questo caso sono due diavole, Kibes e Blade, carichi per fare 4 stagioni all'avversario e portarli direttamente in gola a qualcuno. Non so che cazzo ho detto, ma sembra uscita bene. Bellissimo, bellissimo, mi è piaciuta un sacco. È vero, è vero, era difficile inventarsi una cosa del genere. Comunque, ci muove piano piano. Apri, eccolo, eccolo. Bravo Kibes, rientra dentro. Mamma mia. Ne vede un'altra assist a Kibes, si chiama l'arma adesso. Cambia, mira. Bella, bella kill, ma questa. Chi c'ha se fresse due? Bellissima. C'era quello dall'altra parte. 7 a 7. Pareggio. Questa è una bella lobby. Qua tirano belle kill. Blade ne butta giù un altro. Ancora Blade. Va a aprire cose. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Blade, ancora Blade. Kibes. Ah, devi ricaricare. 0 colpi per lui. 50 qui. Peccato, peccato. La kill era molto semplice. Bella. Bravo. 8 a 7. Bellissima questa kill. Bravo, lo Kibes sa qua. Kibes. 9 a 7. Mamma mia. È un fire, Pibbo. È un fire. E Nico deve stare attento adesso. Questa è bella combattuta. Tempo, Nico sta per pullappare un team. Kibes pure invece sta, aspetta qua, voglio vedere Nico. Andiamo a Nico. Eccolo qui. Ce l'ha davanti. Vediamo. Kibes ne butta giù un altro. Nel frattempo Kibes ne butta giù un altro. Anche Blade lo interroga per vedere dove stanno gli avversari. Una cosa che spesso prima non si faceva, adesso si fa molto di più. Infatti li vede, sì. Però bellissimo. Bravo, 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 bravo. Importantissimo. Qua lo vede un altro sopra. Forse vediamo se va a ricaricare. Non lo vuole confermare perché c'è l'altro qua sopra. Lo vede adesso però. E GG. Perfetto, piano, bellissimo, so dove sono. Bellissimo. Paziente. Bellissimo, sì, ma dall'altra parte Kibes ne ha fatti altri due, quindi sono 10 a 10. E ne fa un altro! E lo conferma. Oddio. Con la granata Kibes, pure sta on fire. 12 a 10, bro. Questa è la partita da 30 bombe. Qualcuno di due fa 30 bombe, se arrivano verso la fine. Sì, e si sentono dei passi. Kibes non ancora. Nessuno di due vuole lasciare la competizione. Nessuno di due vuole lasciare la God Wager League, Pibbo. Nessuno di due vuole rinunciare al montepremi. Kibes, paziente adesso. Con 12 kill e Blade invece con 10. Viene uno. Mamma mia, mamma mia, bro, sarei morto là. Una vera cotta. No! Dio! Un po' di ritardo. Madonna mia, bro. Non ti dico niente. Dio. No, ci credo. Non so come si sia salvato. Qualcuno mi spiega come si sta salvando? No! Porca troia, bro. Se la faceva, però. Io non ho detto niente. Brutta, io brutta. Non ho detto niente. Non dico nulla qua. Questo è importante per Blade. Kibes sta giocando da paura. Anche Blade, vediamo. Lo vede sopra. Mamma mia, comunque. 3 colpi a tutti. La bandiera, bro. Buono. Buono, buono. Bravo, 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 bravo. Io ho l'ansia per loro. Kibes ne ha presi altre due, eh. Kibes sta macinando. Kibes 14 kill, bro. Blade 13, ma senza gulag. La gioca bene Kibes. Kibes viene irritato. Scappa subito. Ah, viene irritato ancora. Scappa subito. Li senti, li pushano. La stanzina, forse. Guarda dove era incastrato questo. Ma che è? Qua potrebbe prendere belle kill. È un bel vantaggio, eh sì. Vedi dove è andato? Ha già preso il loadout. Ok. Lo avvio skill in sorvolo. Questa è una bella lobby, eh. Non prende il sefresso, ma lo avvio. No, Braid, brutta situazione, bro. Mamma non mia. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Adesso mi piace un po' di più. Ok, ci siamo, una kill. Adesso deve lavorare bene gli altri, eh. Oh. Bombardamento su lui. Bombardamento su lui. E lì gli va a fare. Oddio. Mamma donnina santa, ricordiamo che non è il gulag, una kill sotto. Kibes, guarda Kibes. Kibes ne ha fatto un altro. Bravo Kibes a giocare qua di strategia sullo shop. Vedone un attimo che guarda la situazione dall'alto. Vedone che la prende la situazione dall'alto. Guarda che bella Edric. Guarda che bella Edric. Bella la serata. Non hai il self-res. Ce l'hai adesso, piglialo. Usciano 16 a 17. Una kill sempre Kibes. Kibes mantiene la linea. Kibes forse va a confermare. Kibes un cecchino. Là lo mira, ma lo trita. Kibes prende una kill. La conferma. Blade si gira sopra, però. Blade conferma un team. 18 a 17. Non mollano un centimetro, Pibbo. Non mollano un centimetro. Sono in ansia. Io in apnea allo stesso tempo per loro. Io pure. Io sono in ansia per loro, ragazzi. Forse ce ne vuole uno. Sì, ha visto. Brutto questo scavalchino. Ma questo bello questo balordino. 18 pari, signori. Kibes giù. È importante, eh. Gulag è importante per Kibes. Questa è tosta. Questa è tosta. Vediamo. Lo vedo adesso. Bravissimo, bravissimo.
È matto. Oddio. Ne fa due. 20-19, ne vedo un altro lui. Gibbs. Bravo Gibbs. 20-20. Entrambi non hanno il gulag, ripeto. Blade giù. Oddio no, Blade non è giù. Gibbs giù. Oddio. One shotato. Sarava amico Blade. Gli è entrato nel mirino. 22. Mamma mia, bella però, è bellissima, bellissima sta partita. Ditemi che vi pare, ma sarebbe bello vederle tutte così, eh. Sì. Infatti ringrazio le Ranked per queste partite. Ah, unlucky, raga, unlucky. Porco due. Sì, unlucky lo puoi dire forte. Kibbeccione è giocato veramente giocato da paura. Sì. Cioè, forse l'avversario che ha dato più filo di torcia a Blade in tutte le partite, diglielo la verità.